Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. Oggi andiamo a recensire un supporto per smartphone molto interessante, ma soprattutto molto utile. Parlo del Tarion H1. Tarion non è una marca conosciuta, io l'ho trovata su Amazon dopo una lunga ricerca e ho fatto questa lunga ricerca perché negli ultimi tempi sempre più persone, sempre più utenti, più amici mi hanno cominciato a chiedere se esistono e quali sono supporti per smartphone low cost, utili, portatili e che non sono tanto impegnativi, che possono essere utilizzati però anche con il microfono o con un flash insieme allo smartphone. Beh, devo dire che sul mercato non ce ne sono tanti. Intanto vi apro questo qui, che comunque la confezione è molto molto semplice, di cartone. Come dicevo, non ce ne sono tanti e quei pochi che ci sono si fanno anche pagare tanto. Il più noto fra questi è la C della Manfrotto. Queste C hanno una particolarità, sia questa qui che quella della Manfrotto, che hanno questa slitta sopra. Infatti il supporto è abbastanza semplice, anzi somiglia tanto, ricorda tanto, anche perché parliamo degli stessi supporti, quello della Shoulderpod, l'S1, che ho recensito alcuni mesi fa. Il supporto in pratica è il medesimo quasi. Sullo Shoulderpod abbiamo una qualità costruttiva migliore, decisamente migliore. Anche nel tenerlo in mano, devo dire, offre un altro tipo di grip, un altro tipo di touch and feel, si sente che è più di qualità. Anche la molla, anche la C. Questa qui abbiamo una C che va ad avvitarsi grazie a questa vite qui sopra, mentre qui abbiamo una C decisamente diversa. Abbiamo una molla all'interno. Mi raccomando ragazzi, quando la lasciate con questo qui la avvitate, la stringete. Quando la lasciate così non la fate scattare sempre, ma accompagnatela perché ho paura che comunque essendo plastica e molla, a lungo andare si possa un po' andare a rovinare. Però devo dire ragazzi, se vi serve una C di questo genere al posto della Manfrotto, che come molti di voi sapranno la Manfrotto offre una C di questo genere, ma solo la C senza questo supporto sotto, questo manico, che costa ben 47 euro, sfiora i 50 euro a volte se non è in offerta su Amazon. Secondo me è un prezzo decisamente troppo troppo alto per una sola C. E solo perché ha la slitta qui sopra. Quindi, per tutti coloro che cercano un supporto del genere, io vi consiglio questo Tarion. C'è anche un'altra azienda che ha questo tipo di C, sempre con la slitta, ma costa decisamente un po' di più, anche troppo per la qualità, siamo intorno sui 30 euro. Io vi consiglio questo qui, infatti, vi posto il link qui sotto, che costa solamente 19 euro. Un prezzo molto abbordabile e decisamente interessante se volete avere un accessorio di questo tipo. Questo l'accetto, lasciatelo stare, ragazzi, che è veramente di bassa qualità, io non capisco neanche perché ce le mettono determinati gadget o accessori all'interno di questi prodotti. Comunque, andiamo a vedere adesso la C. La parte sotto è in legno, un po' come lo Shoulderpod, però chiaramente qui abbiamo un legno vivo, grezzo quasi, lavorato molto bello. Qui abbiamo un legno decisamente differente, molto, molto solido devo dire, si tiene bene in mano, però se avete un po' le mani sudate comincia a scivolare molto più facilmente di questo. Qui attacca a vite per attaccarlo qui sotto, comoda la C perché la potete utilizzare anche con lo smartphone chiaramente per attaccarla sopra i cavalletti, quindi massima flessibilità d'uso. Ed ecco perché diciamo questo qui è molto flessibile, ha un prezzo molto basso, non vi conviene comprare quello della Manfrotto perché ha un prezzo troppo troppo alto secondo me per l'utilizzo poi che uno ne deve fare. Se avete uno Shoulderpod o comunque un impugnatore del genere, io vi consiglio di cambiarla. Questa qui purtroppo, la Shoulderpod, io non ho mai capito il perché non ha questa slitta e secondo me avrebbe dovuto metterla. Sarebbe stato secondo me l'accessorio migliore sul mercato se avesse implementato questa slitta. Speriamo che con l'S3, questo qui l'S2, l'azienda capirà questa cosa e riuscirà ad implementare anche loro, riuscendo a implementare questo tipo di slitta. Questo qui è fondamentale per qualsiasi tipo di accessorio o prodotto o gadget che volete attaccare al vostro smartphone per fare un video o delle foto più professionali, comunque più complete. Allora, una volta attaccato questo sotto, devo dire è molto più stabile. La particolarità di questa maniglia è che è molto più lunga, molto più stabile, offre un'ottima presa. Sotto possiamo trovare l'attacco a vite, quindi possiamo attaccarlo anche con questo attaccato direttamente sul cavalletto. Invece no, dobbiamo staccarlo. Comunque adesso vi faccio vedere come funziona. Allora, prima di tutto andate a inserire lo smartphone. Mi raccomando, stringete bene, ragazzi. Una volta stretto bene, andate a avvitare questa qui dietro, che tanto non si svita, e avete il vostro smartphone attaccato. In questo modo, già anche con questo qui, potete andare già a riprendere, già potete utilizzarlo. Cosa che non potete fare con quella della Manfrotto, perché seppur di ottima qualità, ma vi offre solo la C e dopo dovete aggiungere voi un supporto sotto per tenere lo smartphone fermo. A questa cosa qui, a questo supporto, questa qui è la base, potete poi aggiungere tante altre cose, esempio il microfono in primis, lo potete andare a impostare, a mettere qui sopra, a installare, mi raccomando, girate bene, allargate la vite.
Ok, dalla parte opposta, eccolo qui. Il microfono potete andare a mettere qui sopra, attaccare il jack. Mi raccomando, il jack ve lo dico sempre, questo qui del microfono, mi raccomando, vedete, controllate se ha tre di queste stringhette nere. Quello, quando il jack hanno tre stringhette nere, tre striscette nere, chiamiamole così, che sarebbero i tre pin che fanno contatto con il telefono, allora possono essere adatti allo smartphone. Se ne hanno solo due, vuol dire che queste qui sono adatte solamente alle fotocamere, videocamere professionali. Comunque fa anche le mirrorless o le compatte. Ma se l'ho attaccato in questa maniera adesso, perché a entrare entra, però non registrerete con l'audio del microfono, ma registrerete con l'audio del telefono, perché vi serve un adattatore. Io ce l'ho quello della Rode, ve lo posto anche qui sotto in descrizione, vi posto il link anche di quello se vi dovesse servire. Altrimenti esiste proprio un cavo al posto di questo qui, lo potete staccare, potete utilizzare il cavo a 3 string, quindi adatto per lo smartphone. Comunque, tanto per farvi avere un'idea, così potete utilizzare lo smartphone, potete girare il microfono dalla parte vostra o di là se dovete registrare un audio, dovete filmare qualcuno o qualcosa. Quindi vedete come è molto molto semplice, ma anche molto stabile. In questo modo avete uno smartphone che potete filmare, registrare tutti gli effetti e quindi anche registrare un audio di qualità. Diventa molto molto più flessibile la cosa in questa maniera, e poi soprattutto, e poi è portatile. Il microfono è piccolo, questo è piccolo, dentro uno zaino c'entrano perfettamente, e quindi si tratta anche di un fattore di portabilità. Se lo volete portare con voi in vacanza non vi crea alcun tipo di problema. Ma se già avete per esempio un microfono, perché avete quello lì da con il jack 3,5, oppure con la porta lightning da attaccare direttamente qui sotto allo smartphone, che esistono anche della Rode, potete utilizzare questo supporto anche per un flash. Se volete avere più luce, volete illuminare i vostri video e avete già un tipo di scusate che mi si è smontato questa parte qui sopra, ok, potete andare a utilizzare anche un flash. Questo qui è un leggermente grande, io l'ho preso per squadra la Andor, e vi posto anche il link qui sotto comunque in descrizione. Fa parecchia luce, questo qui è anche il minimo. Vedete come è molto molto comodo, però devo dire che è un po' grandicello per essere utilizzato con lo smartphone, perché va un po' a sbilanciare il peso avanti e si fa un po' fatica a tenerlo con una mano. Vi posto anche il link di qualche faretto LED più piccolo adatto per gli smartphone. Comunque è solo per farvi vedere, per darvi un'idea, vi faccio anche uno zoom out, per darvi un'idea di come può essere utilizzato e che utilità ha questa slitta apposta qui sopra. Potete utilizzare quello che volete. Al posto di questo, per chi di voi si chiederà se mi servono tutte e due come faccio, c'è anche una soluzione a questo. Avete questa slitta qui che io l'ho comprata, e sicuramente chi di voi utilizza foto, macchine fotografiche e vi fa video lo conoscerà. Questo qui è un gadget davvero utilissimo. Si può installare chiaramente sempre sopra la slitta se avete della macchinetta o anche in questo caso del telefono, e vi procura altre tre slitte da poter utilizzare con tre accessori multipli. Quindi qui potete attaccare per esempio il microfono al centro e il faro LED dalla parte superiore. In questa maniera voi avete un supporto e comunque un prodotto per la registrazione, un supporto per smartphone completo. Chiaramente, come vi dicevo prima, questo qui è leggermente pesante. Vi consiglio di prendere uno più piccolo, anche perché con tutto questa V sopra comincia a pesare decisamente tanto e vi potrebbe essere scomodo. Se poi lo utilizzate anche in mobilità, vi volete spostare velocemente, vi consiglio di mettere un faretto LED più piccolo qui al centro, e questo qui lo spostate qui in alto o qui, che è molto più leggero e non fa sbilanciare molto la presa e tutto il supporto. Comunque ragazzi, in questa maniera vedete come avete un supporto completo. Potete registrare benissimo con lo smartphone, se avete una buona videocamera buon per voi, ma avete tutti gli accessori che possono dare intorno e utilizzarli solamente grazie a questa slitta. Chiaramente ragazzi, se avete anche una lente fotografica, una lente per smartphone chiaramente di buona qualità, eccolo qui, che avete una camera quasi completa con qualsiasi tipo di gadget, e quindi diciamo un telefono che può andare a sostituire in questo caso quasi completamente la macchinetta fotografica. Vedete come riesce poi, grazie a tutti questi gadget, a diventare un prodotto semi professionale con lo smartphone in sé per sé. Quindi ragazzi,
Spero che questa recensione vi sia stata utile. Io comincio a smontare tutti questi accessori e vi posso dire che secondo me questa C, se avete bisogno di un tipo di C con la slitta sopra, è quello che potrebbe fare a caso vostro. È molto utile, molto flessibile, avete visto come si può intercambiare con qualsiasi cosa. Avevo portato con me anche il tripod, perché se voi avete un tripod di questo genere, piazzate la piastra sotto alla C e le potete utilizzare anche con il GorillaPod. E qui poi abbiamo il nostro aiuto anche la testa, che ci permette poi di andare a girare come più volete e quindi utilizzare lo smartphone anche in altri modi, anche per fare, non so, dei palm o dei tilt grazie a una testa fluida come quella lì. Comunque ragazzi, come vi dicevo, secondo me se avete bisogno di una C con solo la slitta e avete già un supporto sotto, o non vi interessa che questo supporto sia più piccolo degli altri, io vi consiglio di acquistare questo Tarion H1, perché il costo è veramente ridotto, portate a casa un prodotto sì di buona qualità, non è eccelsa, però che come avete visto è molto molto funzionale e vi permette di girare subito video e foto con lo smartphone, con tutti i prodotti poi anche più professionali come il microfono o come un flash LED per illuminare il tutto. Ragazzi, per questo è tutto, spero di avervi fatto vedere un prodotto utile, spero che vi sia stato utile questo video, anche perché ce ne sono davvero pochi e molte persone non hanno idea che esistano prodotti di questo genere con questa slitta e a questo costo, a solo 19 euro. Se avete altre domande da farmi, ragazzi, postatemi qui sotto, io sono sempre pronto a rispondere. Anzi, scusate se qualche volta mi scivolano le notifiche e vi rispondo dopo un paio di giorni, però se avete qualche dubbio su questi prodotti o avete qualche domanda da farmi per abbinare questo prodotto a qualche altro gadget che voi avete, fatemela pure qui sotto, io cercherò o di prenderli, di acquistarli, oppure se posso vi rispondo direttamente tramite i commenti. Per tutti coloro che poi vogliono farmi qualche domanda, intanto ve lo dico anche sotto nei commenti, se volete chiedere qualcosa di più particolare, non volete aspettare nei commenti di YouTube, scrivetemi anche in privato tramite Instagram o Messenger, oppure su Telegram, sono anche presente su Telegram, quindi a voi la scelta come contattarmi. Molto meglio se è Messenger o Instagram, perché i messaggi sono più veloci, lo controllo più spesso. Molte volte su YouTube mi arrivano tanti messaggi, delle volte vanno a scivolare, vanno a scalare ed ecco perché non vi rispondo subito. Comunque ragazzi, per qualsiasi cosa sono qui a vostra disposizione. I link ve li posto tutti qui sotto, vi posto anche la C della Manfrotto per far vedere la differenza di prezzo e anche la differenza anche un po' di differenza di qualità, ma che non sono tanto diverse le cose. Sì, ok, abbiamo una leggera qualità in superiore per la Manfrotto, ma qui comunque l'utilità c'è, quindi se vi serve solo questo supporto, secondo me è la scelta migliore. Ragazzi, per questo è tutto, vi ringrazio ancora di seguirmi, se vi è piaciuto il video un like qui sotto mi fa sempre molto piacere e mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, anche perché la settimana prossima, questo fine settimana, si parte per New York e vi posto altri tipi di video, perché porterò con me altri gadget, altri smartphone da provare a New York e sicuramente lì già mi aspettano qualche altro tipo di accessori e smartphone che vi volevo far vedere in anteprima, quindi mi raccomando ragazzi, seguitemi, accendete le notifiche e iscrivetevi al canale Times Gadget. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata e grazie ancora.